Una delle cose molto belle della corsa è la possibilità di scegliere. Ci sono un'infinità di trade-off tra una scelta e l'altra, e nel caso delle scarpe, per chi volesse utilizzare un drop zero, ossia un differenziale tra tacco e punta pari a zero, questa scelta ha un impatto significativo sul vostro modo di correre, e con le Torin 5 potrete sicuramente correre in maniera efficace, e la cosa vi potrà dare delle soddisfazioni che con altre scarpe probabilmente non riuscireste ad avere. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa zero drop, 28 mm nel tallone, 28 mm nell'avampiede, circa 240 grammi di peso, scarpa che ha nell'avampiede uno spazio significativo che vi consentirà di correre davvero in maniera rilassata. Ha un'intersuola in Alter Ego Max molto soffice e morbida, che vi consentirà di sfruttare al meglio la dinamica di corsa di avampiede. Scarpa dalla tomaia davvero morbida, dai lacci particolarmente comodi, dalla linguetta paradossalmente racing, cosa che per alcuni ha creato dei problemi, ma che ha visto un miglioramento significativo rispetto al modello precedente, anche se in questa tipologia di scarpa avremmo preferito sicuramente una linguetta più tradizionale. Dal punto di vista del tallone, il tallone comunque è abbastanza rigido e quindi vi consente una discreta stabilità. Stabilità che è garantita anche dal fatto che il battistrada è molto ampio. La domanda che molti mi hanno posto è se con questa scarpa si può correre a lungo. Sicuramente lo si può fare. Paradossalmente però i lunghi sono pensati per essere corsi in maniera abbastanza lenta. Se volete qualcosa di più reattivo, passate alla Rivera, scarpa che invece vi consente di andare relativamente più velocemente e della quale abbiamo fatto un confronto qualche giorno fa. Consiglierei la scarpa a tutti coloro i quali volessero una stabilità abbastanza importante, la possibilità di correre di avampiede e di migliorare la vostra biomeccanica di corsa. Non la consiglierei invece a tutti coloro i quali volessero correre più di 100 km a settimana, soprattutto velocemente, perché questa cosa potrebbe creare qualche problema ai tendini, soprattutto a coloro i quali in effetti corressero durante la settimana in maniera molto veloce. Visto che questa scarpa è pensata per corse abbastanza lente, soprattutto piacevoli e che vi possono permettere di entrare nel vostro flow. Nei prossimi minuti lascio la parola al prodepodista, che ci racconterà in dettaglio tutte le caratteristiche di questa scarpa. Se potete, iscrivetevi al canale, perché settimana prossima racconteremo ulteriori scarpe, altra, soprattutto perché il primo di marzo esce il nuovo modello. Prima che arrivi il prodepodista, io vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione delle Torin 5. Secondo te, dopo l'utilizzo che ne hai fatto nelle ultime settimane, a chi sono adatte queste scarpe? Ciao Max, ciao a tutti. Sono belle scarpe, sono scarpe comunque ammortizzate, ma non sono scarpe per tutti, secondo me, o non per tutte le occasioni. Delle corse lente dove ti senti bene risultano delle scarpe ottime. Quando sei un pochino più stanco fai un po' di fatica a portarle in giro, perché muscolarmente magari sei stanco e la scarpa ha bisogno di un po' più di reattività da parte di tutta la catena cinetica posteriore, cosa che magari dopo delle ripetute vuoi solamente riposare, invece ti fanno spingere ancora. Soprattutto non sono indicatissime per chi vuole una sola scarpa da tenersi in casa. Secondo me è una scarpa da tenere in coppia, avere una scarpa da relax, e questa qua invece nei giorni in cui ti senti pimpante o non devi fare troppi chilometri. Per quali ritmi la utilizzeresti? I ritmi, fondamentalmente tutti i ritmi che vanno dai 4 km in su. A 4 km le ho trovate comunque buone, anzi forse davano il meglio di sé, ma l'ho provata anche a 4,40, 5 nel riscaldamento, e devo dire che non mi davano grossi problemi, anzi. Ripeto, sono scarpe da corsa di avampiede, quindi bisogna saperle anche usare, o vabbè, uno le può usare e imparare a correre di avampiede. Invece Andrea, una delle domande più importanti che ci pongono, tra l'altro non è nemmeno scritto nel sito di Altra, è per quale distanze le utilizzeresti, sapendo che secondo alcuni possono essere utilizzate anche per le ultramaratone, mentre secondo altri, e noi siamo probabilmente della seconda categoria,
sono dal nostro punto di vista più pensate per corse brevi, ma che comunque ti consentono di correre di avampiede. Se sono un atleta da 1 ora e 30, 1 ora e 35 e mezza maratona, per assurdo le potrei anche azzardare come scarpa, se non ho in casa scarpe molto più reattive. In generale sono scarpe che utilizzerei in tutti i giorni. Se dovessi pensarle per un utilizzo di un amatore, le utilizzerei per le corse sotto i 12 km. Certo è che comunque questa scarpa ti aiuta a migliorare la biomeccanica di corsa. Aiutano a correre di avampiede. Io ho visto della gente che le comprava e poi si metteva a correre sulle punte. No, diciamo che la qualità di queste scarpe è che ti aiutano loro a correre di avampiede senza che tu ti sforzi a correre per forza di avampiede o di punta, quindi sicuramente ti spostano il baricentro in avanti e ti aiutano a sentire l'avampiede che lavora. Quindi non prendetele e poi correte sulle punte, ma fatevi ispirare dalla scarpa, diciamo. Dal tuo punto di vista, quale potrebbe essere la durata, sapendo che questa intersuola è comunque soffice e morbida, ma al tempo stesso è anche abbastanza stabile? Guarda, ti dico una roba strana, in quanto sono scarpe che non utilizzerei tutti i giorni, tutte le volte, ma le intramezzerei, come ti ho detto, con un'altra scarpa. Intramezzare va bene come roba, vabbè. Ti dico, secondo me potrebbero avere una longevità lunga. Azzarderei anche per dirti 900 km, in quanto una scarpa che davvero userei per fare delle corse dai 10, 12, 14 km e non sempre. Quindi poi correndo di avampiede senti meno che la scarpa si scarica. Non lo so, mi dà quell'idea che possa durare un po' di più delle altre. Invece a livello di battistrade, di cambi di direzione, ovviamente ci abbiamo corso assieme diverse volte. Cosa ne dici? Dico che non ho corso sul ghiaccio, ma ero su Abormio, ormai si era sciolto tutto e memore di quella volta che ti ho detto che con le Rivera non sarei caduto, scivolato sul ghiaccio, credo che anche con queste qua non sarei scivolato sul ghiaccio. Credo che l'insieme di questo battistrada relativamente morbido, dove duro è morbido, e con queste zigrinature rende comunque il passo bello preciso. Invece a livello di stabilità, che sensazione hai avuto, sapendo che comunque nell'avampiede c'è uno spazio importante, il tallone è bloccato, cosa ne dici? Avendo questa forma del battistrada abbastanza larga e ampia, il piede non cede e c'è una grande stabilità. Poi diciamo che la scarpa ha una tomaia abbastanza classica, imbottita, quindi tiene anche il piede abbastanza preciso. E secondo me l'appoggiare così tanto di avampiede ti riduce notevolmente l'instabilità dell'arco plantare. Cosa suggeriresti a chi volesse passare allo zero drop nei prossimi 2 mesi? Ma guarda, io direi che in 2 mesi uno può fare un buon adattamento, magari utilizzarle 2 volte la prima settimana e ad aumentare sempre di più fino alla fine dei 2 mesi. Ripeto, non è una scarpa da tenere da sola nello sgabuzzino, non è una scarpa all around, è una scarpa che può essere utilizzata sia per i lenti che per i lavori al fartlek o al medio, come il fartlek e al medio, però non può essere utilizzata tutti i giorni, secondo me. Affatica abbastanza l'avampiede, ti aiuta a correre bene, ma muscolarmente poi ne puoi risentire, quindi direi di non sovraccaricarsi utilizzandole spesso. Invece, ultima domanda, quali sono secondo te i pregi e i difetti di questa scarpa? Il pregio sicuramente è che è una scarpa comoda e che ti fa correre libero. Apprezzo molto l'avampiede così largo, mi chiedo sempre se ha senso fare una scarpa da gara con tanta schiuma, fibra di carbonio e così tanto spazio in avampiede. Mi rimane il dubbio ancora, perché tutte sono relativamente strette. Guarda, i pregi è, come ho detto prima, questo battistrada qua che è super. Sul bagnato, sul nevischio si comporta benissimo, forse tra i migliori, quindi la prossima volta che devi andare in pista, invece che usare la Dios Pro 2, potresti usare queste se nevica ancora. E guarda, difetti faccio fatica a trovarne, forse l'avrei resa più pesante rispetto alla Rivera per renderla ancora più scarpa da lei. Va bene, ultima domanda Andrea, quando testeremo le nuove scarpe Altra? Questa è una domanda
un po' a tradimento, perché le stiamo già testando, sinceramente. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.